Allora, abbiamo visto il fronte, diciamo, continentale dell'Europa continentale attraversato dalla Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo visto gli attacchi che Hitler ha sferrato alle forze occidentali e l'ingresso in guerra da parte dell'Italia, impegnata sul fronte del Mediterraneo, che in qualche modo ha collezionato delle disfatte che hanno costretto la Germania ad andarla in soccorso, indebolendo di fatto il conflitto nell'Europa continentale. E adesso proviamo a vedere invece cosa succede sull'Oceano Pacifico. Nel frattempo, nel corso dello scenario della Seconda Guerra Mondiale, sull'Oceano Pacifico cresce l'offensiva giapponese nel territorio sudorientale. Di fatto il Giappone aveva sottoscritto un patto che viene definito patto tripartito con Italia e Germania, il famoso asse Tokyo, Berlino, Roma. Tale patto, il patto tripartito, prevedeva l'impegno da parte dei tre paesi di costruire un nuovo ordine globale basato su un vero e proprio dominio di questi tre paesi sugli altri popoli, i popoli asiatici ed europei, considerati a vario titolo ispirati dalle ideologie nazionaliste inferiori. All'Italia spettava il compito di sottomettere i popoli del Mediterraneo. Alla Germania spettava il compito di sottomettere l'Europa continentale e invece al Giappone il compito di sottomettere il continente asiatico. Per raggiungere questo obiettivo, il Giappone decide di conquistare l'intera Cina, cercando di sconfiggere la resistenza guidata dai comunisti di Mao Zedong. Inoltre, il Giappone, dopo la disfatta della Francia e dell'Olanda, aveva messo le mani sulle loro colonie, occupando di fatto l'Indocina, che era stata sempre appannaggio degli interessi egemonici francesi, e le Indie orientali olandesi. Quindi, di fatto, il Giappone giova della sconfitta dei paesi europei da parte della Germania. A quel punto gli Stati Uniti, che finora erano stati neutrali, decidono di interrompere le forniture di acciaio e petrolio al Giappone, che il Giappone non produceva queste materie prime e quindi, come dire, dipendeva del tutto dagli Stati Uniti e decidono gli Stati Uniti inoltre di affittare, vendere o prestare materiale bellico ai ribelli cinesi. Queste scelte convinsero i giapponesi ad attaccare gli Stati Uniti. Fu così che il 7 dicembre del 1941 l'aviazione giapponese attaccò a sorpresa la base navale statunitense di Pearl Harbor, una base navale che si trovava nelle isole Hawaii e il cui attacco provocò fortissime perdite alla flotta americana. Il bombardamento era avvenuto senza una legittima dichiarazione di guerra e determinò l'ingresso degli USA in guerra non soltanto contro il Giappone, ma visto che il Giappone aveva un patto tripartito con Germania e Italia, gli Stati Uniti entrano in guerra anche contro queste nazioni. A questo punto la guerra assume veramente una dimensione mondiale. Nonostante l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto, il 1942 si apre con una nuova controffensiva da parte delle potenze del patto tripartito. Abbiamo detto che in primavera i giapponesi avevano sfruttato l'effetto sorpresa ed avevano una preparazione militare perfetta e riescono a occupare molti territori estremamente importanti dal punto di vista strategico dell'estremo oriente. Nel frattempo l'esercito tedesco avanzava in Unione Sovietica e giungeva quasi alle porte di Stalingrado. Questo fu sicuramente il momento peggiore per le forze alleate. Le truppe alleate poterono godere infatti del sostegno degli Stati Uniti, che in tempi brevi riuscirono a mobilitare qualcosa come 14 milioni di uomini e inviare su tutti i fronti enormi quantitativi di viveri, medicinali, munizioni, autocarri, aeroplani, carri armati, eccetera, eccetera. Di tutta risposta, la Germania dette inizio a una guerra sottomarina su vasta scala, che mirava a bloccare i convogli di navi cariche di rifornimenti. Nel frattempo gli alleati iniziarono un bombardamento a tappeto sulle maggiori città europee per cercare di colpire e sfibrare quanto più possibile, soprattutto dal punto di vista morale e psicologico, ma anche materiale, perché i disastri furono enormi, le popolazioni civili e i centri di produzione.
con dei bombardamenti a tappeto che riguardarono le intere, tantissime, quasi tutte le capitali europee e le città più importanti dal punto di vista industriale, gli alleati misero letteralmente in ginocchio i centri di produzione dei paesi dell'asse. Ma la vera inversione di tendenza, la vera svolta della Seconda Guerra Mondiale, a detta di molti storici, arriva da Oriente. Nello specifico arriva dalla città di Stalingrado, di cui parlavamo prima, quando dicevamo che i tedeschi erano quasi arrivati alle porte di Stalingrado, perché Stalingrado rappresentava una roccaforte simbolica dell'URSS, dell'Unione Sovietica, che si trovava tra il Don e il Volga. L'assedio tedesco ebbe inizio nel 1942 e fu condotto in maniera brutale per 180 giorni. 180 giorni in cui i russi riuscirono a resistere eroicamente, creando le premesse della resa tedesca. Infatti, quando le armate sovietiche scateneranno la controffensiva nel dicembre del 1942, le forze tedesche e italiane erano ormai decimate e indebolite dalla fame e dal freddo di un inverno che era stato particolarmente rigido. Tuttavia, Hitler ordinò alla Sesta Armata tedesca di combattere a oltranza fra le rovine delle città. Solo il 2 febbraio del 1943, quindi a seguito di una guerra che durò per mesi, i tedeschi furono costretti ad arrendersi all'URSS. La disfatta di Stalingrado costò alla Germania quasi 300.000 morti e oltre 100.000 morti invece all'Italia. E molti studiosi, come vi ho detto prima, sostengono che le sorti della Seconda Guerra Mondiale furono segnate clamorosamente dalla sconfitta dei nazisti a Stalingrado. Non solo per le sue conseguenze militari immediate che ebbe, ma anche per la positiva ripercussione psicologica che esercitò questa sconfitta in campo alleato. Infatti, un dogma che girava moltissimo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale è che l'esercito tedesco fosse invincibile e psicologicamente i paesi alleati avevano assunto questo dogma, l'avevano fatto loro e Stalingrado smonta questa certezza e anzi restituisce psicologicamente l'ipotesi che il nazismo si può sconfiggere. Equipaggiati male, senza mezzi di trasporto, indeboliti dalla fame e dal freddo e profondamente amareggiati per essere stati mandati allo sbaraglio in una guerra alla quale si sentivano totalmente estranei, i soldati italiani tentarono di aprirsi una via di fuga per tornare a casa. Ma molti caddero combattendo contro il nemico che li incalzava, mentre molti altri semplicemente morirono per assideramento. Non è l'unica sconfitta che attraversa il lungo inverno 42 e il 43, perché nel frattempo nell'Africa settentrionale gli inglesi erano riusciti a sfondare il fronte nemico, a El Alamein. Nel novembre del 1942 gli americani sbarcavano contemporaneamente in Marocco e in Algeria e le truppe francesi fedeli al governo di Vichy contrapposero una blanda resistenza. Nel maggio del 1943, dopo che Rommel rientrò in Germania, avvenne la definitiva capitolazione delle truppe italo-tedesche rifugiatesi in Tunisia. Da allora tutta l'Africa del Nord si trovò di nuovo saldamente sotto il controllo degli alleati. Quindi, da una parte a Oriente Stalingrado e nel Mediterraneo la disfatta di El Alamein. Nel gennaio del 1943, dunque, quando, come dire, gli eventi bellici stanno procedendo, in maniera del tutto diversa da come si poteva prevedere, Roosevelt e Churchill decidono, nel corso di una conferenza che si chiama Conferenza di Casablanca, di aprire un secondo fronte in Europa. Un fronte che da tempo anche Stalin aveva chiesto perché voleva alleggerire le pressioni esercitate dai tedeschi sull'URSS. Quindi Stalin aveva chiesto che si aprisse un terzo fronte, questo fronte, un secondo fronte in Europa, e questo fronte fu aperto appunto nel Mediterraneo. Roosevelt e Churchill, rispettivamente per gli Stati Uniti e la Russia, scelsero come obiettivo dell'attacco l'Italia. Scelsero l'Italia per tante ragioni. Il primo è che il paese era giunto ormai ai limiti delle sue possibilità di resistenza.
In più era evidente che Mussolini aveva perso completamente il consenso dell'opinione pubblica e che in alcuni ambienti anche i più strenui difensori fino a poco tempo prima del fascismo, come settori della monarchia, pezzi dell'esercito e perfino pezzi del fascismo stesso, si era ormai diffusa la convinzione che l'unica via di salvezza per l'Italia fosse sganciarsi immediatamente al più presto dalla Germania nazista. In più, l'Italia, a partire dal marzo del 1943, verrà investita da un'enorme miriade di operai che sciopereranno contro essenzialmente il fascismo, la guerra, le condizioni materiali a cui era ridotta l'Italia. Siamo nel marzo del 1943, questi enormi scioperi avevano travolto il nord Italia, soprattutto la città di Torino, dove la classe operaia era più forte, più radicale, più radicata, e lì la classe operaia torinese cercò di dare un colpo di reni al fascismo con la sua imponente forza e con degli scioperi che ebbero immediatamente l'obiettivo politico di dare la spallata definitiva al fascismo. In più si aggiunga che sul finire del 1942 i bombardamenti alleati si erano inoltre fatti più intensi sulle città italiane, soprattutto a Milano, Torino, Genova e Napoli. Napoli nel dicembre del 1942 viene quasi rasa al suolo dai bombardamenti alleati. È in questo contesto che il 10 luglio del 1943 13 divisioni anglo-americane sbarcano in Sicilia. Le truppe alleate ebbero la meglio sui reparti italo-tedeschi, anche perché questi reparti italo-tedeschi vennero spediti frettolosamente in Sicilia, mentre nel frattempo non mancarono episodi in cui la popolazione siciliana si ribellò ai tedeschi, anche con episodi di violenza, di forza. È il caso di Mascalucia, un piccolo comune alle falde dell'Etna, dove stazionavano circa 2.000 soldati tedeschi. E nel paese era presente un nucleo di soldati italiani. I soldati tedeschi avevano cominciato a fare le prime angherie, le prime sottrazioni di beni alla popolazione e ne era scoppiato un parapiglia, in cui la popolazione, siciliana aveva risposto con le armi e ne iniziò una vera e propria resistenza popolare. Però dobbiamo un attimo fare un passo indietro. Dobbiamo andare nella notte fra il 24 e il 25 luglio del 1943, la notte in cui il Gran Consiglio del Fascismo, che era l'organo più importante e decisionale dell'Italia fascista, approvò segretamente a maggioranza un ordine del giorno che stabiliva il ripristino dello Statuto Albertino e restituiva al re l'effettivo comando delle forze armate. Questa decisione, di fatto, si trattava della fine di Mussolini e del regime fascista. Non è un caso che il pomeriggio del 25 luglio la congiura monarchica ha come effetto il fatto che Vittorio Emanuele III convocò Mussolini obbligandolo alle dimissioni e fu ordinato l'arresto che venne eseguito da parte di un carabiniere catanese che si chiamava Vigneri. A questo episodio del tutto imprevisto, l'Italia rispose con una clamorosa esplosione di gioia e di entusiasmo. Si inneggiava alla fine della dittatura e alla fine della guerra. Ci furono manifestazioni spontanee in tante città e nel frattempo il maresciallo Badoglio viene nominato nuovo capo del governo e rivolge un messaggio alla nazione in cui annunciava la continuazione della guerra. Quindi, 25 luglio del 1943, congiura monarchica, il Gran Consiglio del Fascismo approva a maggioranza un ordine del giorno che ristabilisce lo Statuto Albertino, restituisce al re il comando delle forze armate e Vittorio Emanuele III convoca Mussolini e ne ordina l'arresto. Badoglio viene nominato capo del governo, rivolge un messaggio alla nazione in cui annuncia la continuazione della guerra, ma in realtà il nuovo governo stava prendendo contatti segreti con gli alleati che a metà agosto del 1943 avevano completato l'occupazione dell'intera Sicilia perché Badoglio voleva trattare una pace separata per uscire dal conflitto. Nel frattempo i tedeschi, insospettiti dagli avvenimenti, spostavano 10 nuove divisioni nella penisola. Il 3 settembre del 1943 a Cassibile viene firmato l'armistizio con gli anglo-americani, che però fu reso noto solo l'8 settembre del 1943
attraverso un proclama che fu letto pubblicamente proprio da Badoglio per mezzo radiofonico. Il giorno seguente il re e Badoglio abbandonavano Roma e si rifugiavano a Brindisi, che nel frattempo era stata liberata dagli alleati, mentre il paese precipitava nel caos e l'esercito era allo sbando, perché sia il re che il capo del governo avevano abbandonato Roma e soprattutto avevano abbandonato l'esercito mentre i tedeschi scendevano lungo la penisola. Scendevano lungo la penisola, di fatto i tedeschi avevano già organizzato il cosiddetto piano Alarico, che prevedeva l'occupazione dell'intera penisola, e il 10 settembre presero Roma. I tedeschi quindi occupano militarmente Roma. Nel frattempo un convoglio di paracadutisti tedeschi il 12 settembre libera Mussolini che era incarcerato sul Gran Sasso. E come dire, l'Italia è essenzialmente spaccata, da questo momento in poi sarà spaccata in più parti e comincerà un lungo autunno in cui da una parte ci saranno le forze dell'asse tedesca che occuperanno parte della penisola, dall'altra parte ci saranno gli alleati e nel frattempo nel paese sorgerà la resistenza che sconfiggerà poi il nazismo, ma lo vedremo nella lezione successiva.